uomini fuggono a migliaia per una speranza di futuro. Dalla Costituzione italiana, articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Vivere in una sola vita, in una sola città, in un solo paese, in un solo universo, vivere in una sola, in un solo mondo, è prigione, conoscere una sola lingua, è un solo lavoro, un solo costume, una sola civiltà, conoscere una sola logica e prigione. Cos'è un visto? È l'autorizzazione rilasciata dalla rappresentanza consolare nei paesi non comunitari a recarsi nel paese rappresentato per un periodo limitato di tempo o per motivi di salute o per motivi di lavoro e comunque per un preciso motivo. Chi è un clandestino? È una persona straniera che entra in Italia senza il visto di ingresso rilasciata dalle rappresentanze consolari. Inghe, ringhe, iaia, giosso, città, paia, papo, eo, iaia, edino, iaia, mic, ami, idi, dieci, cuc. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti. Pensate che potranno ancora ridere e sussurrare le bocche che hanno urlato di paura. Riusciranno ancora a scolatare ognina nanna le occhi che hanno adito le bombe. Anastrano di nuovo il profumo del pane, le paci che misfano con la si incantano ancora gli occhi che hanno fissato la mostra. Quale crema potremmo mai mettere sul mani dei bambini che fabbricano mattoni e sul dita di quelli che schiacciano il grilletto di un militare. E quando ci fanno domanda così, senza provviso, come ci sentiamo? Io conosco una paura che tu non conosci, è la paura di una bambina di 11 anni che non vuole lasciare la sua casa e i suoi giochi. È una paura alla quale non ti puoi sottrarre, è più forte di qualunque voglia di combatterla. E io, allora, di questa paura ne avevo troppa. Nella mia lotta con la paura ho vinto. Da tempo dovevo farlo. Mi hanno detto che era tempo di crescere. Ho vinto, sì, la mia lotta.
ma ho lasciato la mia casa e i miei ricordi di quel tempo in cui ero solo una bambina ma ero felice. Le frontiere sono la prima schiavitù, cancellate i confini, levate le dogane e eliminate i soldati, sarete liberi e avrete la pace. Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Cosa possiamo farci noi? Niente, no? Non facciamo forse il nostro dovere? E non è vero che si può essere ingiusti facendo il proprio dovere? Sì, ma cosa c'entriamo noi con quelli che dormono nelle stazioni, che piangono nelle prigioni, che muoiono nelle fogne? O con quelli legati sotto i camion per passare il confine? Quelli appesi a una fune, a traino di una nave o dietro il motore di un aereo di linea? Hélène aveva voglia di studiare ed era anche molto brava. Ma una mattina la sua amica del cuore le disse che andava ad un incontro dove si diventava ricchi, una specie di lotteria, e andarono nella città vecchia in una bella casa dove c'erano altre ragazze come loro, e comparve ad un tratto una signora elegante e profumata che offrì da bere e da mangiare e disse che se facevano come diceva lei sarebbero diventate ricche, che le avrebbe portate in aereo in delle città grandissime dove avrebbero fatto le commesse e i negozi bellissimi. E mentre la signora parlava, la testa di Hélène girava forte, forte, non capiva niente, e anche la sua amica non capiva niente. E si trovarono a giurare che avrebbero seguito la signora e le avrebbero dato i soldi del viaggio e del passaporto con il loro lavoro, e se ciò non fosse avvenuto sarebbe stato fatto del male ai loro parenti. E Hélène pensò alla nonna che l'aveva allevata e fatta diventare grande e le raccontava le favole e che amava teneramente. Pensò che non poteva permettere che le facessero del male e partì con la signora quando la venne a prendere e pensava sempre alla sua nonna quando voleva smettere con quella vita di notte sui viali delle periferie di città di cui non si parlava nei suoi libri di scuola. Penso solo che bisogna imparare a fare più domande, della buona domanda, non siete d'accordo. Non vedete che per chi non vuole o non può non c'è più spazio? E non è vero che le domande sono sempre più belle della risposta. Saranno sempre così in pochi a farsi tante domande. Che ne dite? Non possiamo spostarci, liberi dalle pressioni dei come verso la ossia dei perché? Di David e di mamma Eritrea e padre Etiopico era ricca e viva bene con la sua famiglia e la sua figlia bellissima. Quelli che smogliano ad Angela e la fanno brillare gli occhi ogni volta che ne balla. La guerra ha sconvolto la sua vita perché si è trovata straniera in Etiopia, perché di mamma Eritrea è straniera in Eritrea, perché di padre etiopico. Il marito e la figlia si sono rifiutati di andare a combattere contro i propri fratelli e sono fuggiti. Lei ha dovuto scappare perché minacciata continuamente da squadra di violenti che la rimproveravano di essere moglie e madre di desertori.
la sua vita è in grave pericolo nel suo paese e per questo spera di essere riconosciuta rifugiata. In Africa si dice che due cose sono impossibili da vedere a occhi nudo: gli occhi delle formiche e le scopi dell'uomo bianco. Chi è un migrante è una persona determinata a lasciare il suo paese per migliorare la sua condizione o perché è perseguitato o perché vuole girare il mondo e conoscerlo meglio. Chi è un richiedente asilo è una persona che fugge dal suo paese dove è perseguitato per motivi di etnia, di religione, di sesso e di opinioni politiche. Hamad è un fiero e nerismo nuba e quando avevo 12 anni è andato a combattere con John Grant, il suo leader. Ha visto cose atroci e ha dovuto usare un'arma, per lui era un giocattolo e solo ora si rende conto delle atrocità che ha commesso e è per questo che è fuggito dalla sua terra e ha venduto tutto quello che aveva, la sua famiglia, per fare un viaggio. Non verso qualcosa, ma da qualcosa per cercare di dimenticare, perché di notte non gli riesci di dormire, perché quale persona che ha ucciso non se ne vogliono andare dai suoi ricordi di bambino. Cosa è un permesso di soggiorno? È un documento che contiene le generalità e la fotografia del cittadino straniero e di eventuali figli che ne hanno di 14 anni e un autosistiano e va a vivere temporaneamente o lavorare in Italia, che è un revitorita e un richiedente asilo che viene autorizzato a vivere al sole in un altro paese perché è riconosciuto perseguitato. Ogni anno siamo affascinati dalle rondini che a stormi tornano dall'Africa e dopo aver percorso migliaia di chilometri e sorvolato le città, i villaggi, il deserto, le montagne e il mare, ridanno gioia al cielo. Ma non ci chiediamo mai quante di loro non hanno superato il viaggio.